E ciao a tutti ragazzi, qui WillyTech e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati in questo nuovo video. Come potete ben vedere davanti a noi abbiamo una PS5. Perché abbiamo una PS5? Abbiamo una PS5 perché oggi vi andrò a mostrare come espandere lo spazio d'archiviazione della vostra PlayStation 5 mediante un SSD M2 o NVMe, chiamatelo come vi pare, è la stessa roba. Sony ha da poco rilasciato la patch che permette per l'appunto di espandere le memorie d'archiviazione. Prima non era possibile. Finalmente dopo quasi un anno dall'uscita hanno reso possibile questa roba qui. E meno male, perché 680 giga sono veramente pochi. Si riempono in un modo incredibile. Cioè in 3 secondi 2 giochi ed è pieno. E per l'appunto oggi vi andrò a mostrare come espandere questo spazio d'archiviazione. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare al meglio il mio lavoro. Quindi se questo video è di vostro gradimento, per favore lasciate un like. Iscrivetevi al canale se questo video vi piace e commentate qui sotto facendomi sapere magari se espanderete la memoria della vostra PlayStation 5 oppure vi terrete 650 giga. E magari, perché no, se avete un dubbio sulla compatibilità, perché non tutti gli SSD sono compatibili con la Play 5, se magari avete qualche dubbio o perplessità, lasciate qua sotto nei commenti o io o qualcuno vi risponderà. Ad ogni modo, prima di procedere con l'installazione dell'SSD, vi informo che qui sotto nella descrizione troverete il link al mio shop Amazon, dove ho creato una pagina dedicata interamente agli SSD compatibili per PlayStation 5. Ce ne stanno di tutte le dimensioni e di tutti i prezzi. Se siete interessati, trovate lo shop qui sotto, ci cliccate sopra, vi si apre la pagina, trovate proprio la voce SSD PS5. Ci cliccate su e lì trovate tutti gli SSD compatibili. Ad ogni modo, già parlato troppo, proseguiamo con l'installazione dell'SSD, ragazzi. Ovviamente ciò non invalida la garanzia. Nel caso in cui qualcuno possa pensare una roba del genere, no. Nel mio caso ho deciso di andare ad installare un SSD da 500 giga, il P5 Plus della Crucial. È compatibile, quindi tutto ok. Allora, la prima cosa da fare è individuare lo slot dell'SSD, che nel caso in cui avete la PlayStation 5 con il lettore lo trovate esattamente nella parte dove si trova il lettore, qui. Se invece avete la PlayStation 5 o il digital, per darvi un punto d'orientamento, è dal lato opposto da dove c'è il logo della PlayStation, quindi la paratia contraria, quella senza logo, ecco. Allora, cosa fare? Punto primo, io direi di staccare per comodità questa roba qui. Quindi andiamo a svitare la basetta solo per comodità, non per altro. Almeno riesco a stenderla più o meno decentemente sta console, che ancora a distanza di anni mi stupisce per le sue dimensioni. A distanza da anni, non ha manco un anno però. Allora, dicevamo, andiamo a sdraiare la nostra console facendo molta ma molta attenzione. Per aprirla teoricamente ci basterà spingere da qui verso l'alto e da qui verso l'esterno. Io ho paura, è la prima volta che la apro e non lo so, vediamo. Ok, perfetto, incredibile, non ho neanche creato i graffi, signori. Come ho fatto? Non lo so neanche io. È stata tosta, ho preso pure il tipo qui. Ho preso il tipo della Sony che faceva vedere come smontarla, perché onestamente stavo impazzendo, avevo paura di romperla. Bene, una volta rimossa la nostra paratia, come potete ben vedere, ci troveremo davanti all'interno della console. Che tra l'altro devo dire, regà, un anno che la uso ed è, cioè, porca vacca, pulitissima. Anche la ventola non è male, eh. Comunque sia, piccolo consiglio per aprirla il più velocemente possibile e alzare da questa estremità un pochettino. Fate una leggera leva e poi scorrete così, dovrebbe aprirsi senza problemi. Già che ci sono, visto che è aperta, anche se non è necessita, do una leggera pulita tanto. Ma aspettavo di trovare veramente di peggio, cioè proprio sporcizia infinita. Ad ogni modo, adesso quello che dovremmo andare a fare è svitare questa placca qui, no? Come vedete qui c'è una piccola vite, muniamoci di giravite, giriamo la vite. Ok, non dobbiamo toccare niente altro, alziamo questo sportellino, non facciamolo cadere ma alziamolo. Come vedete davanti a noi si pone lo slot per l'SSD stessa. Allora, a questo punto andiamo ad aprire il nostro SSD. Rapido unboxing dell'SSD, signori. Crucial era il più economico che ho trovato, difatti non mi interessava spendere chissà quanto, volevo solamente farvi vedere come si installasse per l'appunto un SSD sulla PS5 e fortunatamente ho trovato questa, che è una soluzione abbastanza economica. Ok, sì, 500 giga però va bene. Abbiamo una piccola vitina che può servire per agganciare l'SSD alla scheda madre, così la possiamo chiamare, ma in questo caso a noi non ci servirà poiché la Sony ce ne dà già una in dotazione qui dentro. Non andiamo
a svitare e via. Estraiamo il nostro SSD. Non possiamo installarlo così nudo e crudo, poiché Sony consiglia di aggiungere un piccolo dissipatore. Dissipatore che vi lascio anche qua sotto nella descrizione. Io ho comprato questo kit da 4, solo perché ho trovato kit da 4, non conveniva prenderne uno, quindi ne ho prese 4. Come vedete sono delle piccole lastrettine in alluminio, nulla di troppo entusiasmante. Come si usano? Prendiamo un paddle termico che si trova sempre in confezione, andiamo a rimuoverlo così, ok, e lo andiamo ad applicare esattamente nella nostra piastrina. Facciamo molta attenzione. Ok, così, è adesivo, come vedete attacca. Andiamo a rimuovere anche la pellicolina azzurra, altrimenti friggiamo tutto, poiché è plastica. Ok, l'SSD va messo in questo modo qui, quindi la parte dove ci sono più pin verso l'interno della console e la parte con meno pin verso l'esterno. Detto ciò, pigliamo il nostro dissipatore, andiamo ad attaccarlo sull'SSD facendo anche qui molta attenzione a non distruggere tutto. Ok, facciamolo aderire per bene senza fare troppa pressione, andiamo ad inserire il nostro SSD all'interno. Basterà far corrispondere i piolini. Farà un piccolo clack, ok, clack fatto. Come vedete rimane leggermente alzato, questo perché muniamoci di cacciavite, andiamo a svitare la vite che ci servirà per bloccare l'SSD stesso. Ah, c'è anche un piccolo distanziatore che va messo, perché ho notato effettivamente che non è proprio pari, quindi per far stare meglio l'SSD facciamo cadere il distanziatore all'interno, ok. Abbassiamo l'SSD e andiamo ad inserire la vite che prima abbiamo rimosso. Ok, non è necessario effettuare una pressione gigante, basta così. A questo punto noi reinseriamo il nostro sportellino, chiudiamo lo slot esattamente in questo modo qui, riprendiamo il nostro pannellino e andiamo ad inserirlo. Dovrebbe essere molto facile, molto più facile rimuoverlo, basta semplicemente poggiarlo e fare una piccola pressione. Come vedete fa clap clap. Ok, perfetto, dovrebbe essere a posto, si è ben fissato. Come potete ben vedere, ritiriamo su la nostra console, che anzi a fare questo procedimento è molto ansioso, però alla fine non è nulla di troppo complesso, è solamente la prima volta che ti sconvolge. Andiamo a mettere qui la basettina. Ok, perfetto, a questo punto la nostra PlayStation 5 è bella che è pronta con l'aggiunta che abbiamo fatto. Adesso attacchiamola alla TV e vediamo cosa succede una volta che l'attacchiamo. Ok, perfetto, come potete ben vedere la console è partita ed in automatico, come potete notare, esce fuori memoria di archiviazione SSD M2, quindi la PlayStation ha riconosciuto l'SSD e ovviamente ci chiede di andare a formattare questo SSD per renderlo funzionante. Ecco, quindi andiamo a formattare l'SSD, come vedete avviene la formattazione. Ok, perfetto, ci indica la velocità di lettura, che in questo caso è di 5757. La Sony suggerisce di installarne uno tra i 5500 e 7000, quindi ci siamo. Ok, l'SSD M2 è stato formattato. Adesso come va utilizzato questo SSD M2? Questa è una roba che un po' non mi è piaciuta, perché è un pochettino macchinosa come roba, no? Giusto per farvi un esempio, non è che io vado sul PlayStation Store, tipo dico voglio scaricare Hitman, scarica e mi fa scegliere dove andarlo ad installare. Cioè vedi, fa installa, non ti fa scegliere dove andarlo ad installare. E difatti mi dice installazione impossibile, libera spazio. Attenzione, piccola svolta, però qui mi dice cambia percorso di installazione. Quindi credo, esatto, posso scegliere di installarlo all'interno dell'SSD. Quindi fantastico, viene riconosciuto. Niente, credevo ci fosse una falla. Leggendo vari articoli in giro avevo sentito dire per l'appunto che la PlayStation non permettesse di andare a selezionare l'SSD durante l'installazione, ma a quanto pare è uscito qualche piccolo aggiornamento e hanno messo la possibilità di farlo. Ottimo, sarebbe ancora meglio se la PlayStation riconoscesse in automatico che non c'è spazio e quindi lo butta là, ma va bene così, alla fine possiamo scegliere. Vedi, installa sempre contenuto PS4 qui, quindi in questo caso qualsiasi gioco PS4 verrà installato sull'SSD, quindi faccio ok e come vedete me li trasferisce direttamente sull'SSD, che ovviamente sarà visualizzato in memoria d'archiviazione. Come potete ben vedere abbiamo qui l'SSD e come potete ben vedere all'interno abbiamo il gioco che sta scaricando, eccetera eccetera. Se non mi sbaglio dovrebbe essere anche possibile andare a spostare qualcosa, giusto? Esatto, seleziona gli elementi da spostare. Come vedete io posso decidere di selezionare esempio Detroit, Rocket League, eccetera eccetera. Vi fa in automatico tra l'altro il conteggio di quanto spazio vado a occupare
sull'SSD, il che è una figata. Fate sposta e via, vi sposta in automatico tutto sull'SSD. Figo, figo, figo. Quindi ragazzi, che dirvi, per questo video io direi che possa essere tutto. Come avete ben visto, l'SSD è molto facile da utilizzare, è tutto quasi automatizzato. L'unica roba che diciamo è un po' rognosa è l'installazione dell'SSD in sé. Non è proprio plug and play, ma non perché sia difficile, perché è veramente una inserire l'SSD può farlo veramente chiunque. L'unica roba è che ti viene l'ansietta di spaccare la console se è la prima volta che apri l'apparatia, diciamo, ecco. Poi per il resto è tutto easy. Quindi ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un bel like qualora questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi ricordo che qua sotto nella descrizione troverete i link per gli SSD compatibili. Se ne trovate qualcuno compatibile, magari scrivetemelo qua sotto, così l'aggiungo alla lista, mi fate un favore. Quindi come al solito vi invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, condividete il video e niente, seguitemi su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao ciao!